Le fattorie sociali sono aziende agricole che affiancano alla propria attività principale quella produttiva, uno o più progetti a sfondo sociale. Questi generalmente si concretizzano in iniziative di tipo culturale, didattico o formativo, rivolte a persone in situazione di disagio, detenuti e tossicodipendenti durante il loro percorso di reinserimento sociale, ad esempio, ma anche anziani e persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettive o psichiche. Per realizzare questa attività, che può avere risvolti molto positivi in ambito terapeutico e riabilitativo, le fattorie sociali spesso collaborano con scuole, enti ed associazioni, ad esempio quelle operanti nell'assistenza ai disabili. Va sottolineato che le fattorie sociali non seguono logiche assistenzialistiche. Esse conservano la propria natura imprenditoriale, tentando però di riprodurre in agricoltura quel modello di economia sociale che mira a coniugare il profitto dell'azienda con il bene della collettività ed in particolare delle fasce socialmente svantaggiate. Le persone con disabilità possono trarre grandi benefici sul piano fisico e intellettivo dal contatto diretto con la natura e dal coinvolgimento attivo nei lavori tipici di un'azienda agricola. Queste esperienze agresti possono concorrere anche all'integrazione sociale di un individuo. Le varie attività permettono di scoprire nuovi interessi, sviluppare abilità, recuperare equilibri perduti e, cosa non meno importante, sono un'ottima occasione di confronto e socializzazione. Ma l'opportunità più significativa è quella offerta dalle attività formative, che sempre più spesso sfociano in reali possibilità di inserimento lavorativo, a volte anche all'interno della stessa azienda che lo propone. Dottore, oggi è a Gagliano del Capo per un Info Day sullo sviluppo rurale, una tematica molto attuale. Quali sono le politiche principali? Conviene soprattutto impegnarsi in questa nuova frontiera, soprattutto per questo territorio, per il territorio delle Serre Salentine? È l'unica possibilità che noi abbiamo nelle realtà meridionali di poter attingere ancora a dei finanziamenti pubblici per creare sviluppo locale. E lo dobbiamo fare bene e la nuova programmazione offre oggi delle possibilità che in passato noi non abbiamo saputo utilizzare, e cioè quello di saper integrare Fondo Sociale Europeo, Fondo di Sviluppo Regionale e Fondo per lo Sviluppo Rurale. E dobbiamo creare le condizioni perché in tutti i territori ci sia questa forte domanda, questa forte richiesta di strumenti integrati. Non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto in passato di utilizzare questi finanziamenti in modo separato, distinto, senza che un programma interagisse con un altro. L'agricoltura sociale, che è l'argomento di cui parleremo questa mattina, ecco, è proprio un'area di intervento che si può realizzare soltanto attraverso l'integrazione di diversi strumenti. L'agricoltura sociale non è soltanto agricoltura, è un modello di welfare, ed essendo un modello di welfare vi è bisogno appunto che diverse competenze, diverse professionalità, diverse capacità che ci sono nei territori, ecco, possano interagire, possano mettersi insieme e progettare insieme. E a proposito di agricoltura sociale, quali potrebbero essere le iniziative da attuare in questo territorio? Si parla spesso di fattorie sociali. Sì, le fattorie sociali sono appunto lo strumento con cui nei territori noi possiamo realizzare modelli di welfare non più di tipo assistenzialistico, ma di tipo produttivo. Cioè all'interno di sistemi produttivi, quindi di imprese, poter realizzare la possibilità di erogare servizi alle persone. E questa modalità di intervento non è una modalità semplice, può nascere soltanto da un'attività di animazione del territorio, di formazione, di informazione, e quindi i GAL sono strumenti essenziali per svolgere questa attività. In alcuni stati europei le fattorie sociali sono una realtà consolidata. Le prime social care farm nascono in Olanda negli anni 90 e in quel paese, grazie anche al supporto di politiche sociali particolarmente attente, si moltiplicano in fretta. In Italia, il concetto di impresa agricola con finalità sociali
ha iniziato a farsi strada solo recentemente con alcune iniziative isolate, ma anche con progetti ambiziosi che puntano alla costituzione di reti di fattorie sociali. Un impulso in tal senso è arrivato dal decreto legislativo Orientamento e Modernizzazione del Settore Agricolo del 2001, che punta a rilanciare l'imprenditorialità rurale, prevedendo per le aziende anche la possibilità di sconfinare in altri importanti ambiti, quali quello educativo e didattico. Grazie all'impegno del gruppo di azione locale Serre Salentine, anche sul territorio di competenza alcune aziende agricole affiancano alla propria attività principale quella produttiva, uno o più progetti a sfondo sociale, diventando così fattoria sociale a tutti gli effetti. Dottore, si parla molto di agricoltura sociale e la fattoria sociale rappresenta forse l'esempio principale di questa nuova politica, di welfare in ambito appunto rurale. Ma cosa sono le fattorie sociali? Le fattorie sociali sono delle aziende agricole che si aprono alle persone disabili, ai pazienti psichiatrici, alle categorie fragili della nostra società, o creando per loro occupazione oppure offrendo dei servizi come possono essere le case famiglia, dei centri di diurni, dei posti dove si possa vivere a contatto con la natura e quindi migliorare la propria situazione psicofisica. Può rappresentare quindi un momento e anche un motivo per investire in questo, in quest'ambito, nell'ambito rurale, soprattutto in un momento di crisi, quindi innovarsi ma anche aprirsi a delle categorie svantaggiate. Assolutamente. A livello europeo, nella nuova politica comunitaria si parla in maniera importante dell'agricoltura sociale proprio come una delle forme di sviluppo dell'agricoltura, e le fattorie, le masserie che volessero investire in questa direzione si troverebbero a poter offrire dei servizi nuovi, diversi da quelli che normalmente sono stati offerti in agricoltura. Che caratteristiche deve avere in linea di massima una fattoria sociale? Cambia a seconda del territorio oppure diciamo c'è un livello standard di obiettivi che comunque si pone e quindi di servizi? La cosa importante delle fattorie sociali è il fatto che vengano offerti dei servizi che siano necessari su quel territorio, quindi la progettazione di una fattoria sociale è una progettazione territoriale, deve essere integrata nel tessuto sociale in cui viene realizzata.